Allora, siamo venuti a trovare un caro amico qui al centro sportivo Masoni, perché veramente qui Luca Baldi, ogni volta che veniamo, e ora era già un pochino che non venivamo, vediamo grandi trasformazioni. Mi sembra che è sempre un qualcosa in movimento. Con te non ci si stanca mai, eh? No, no, non ci si stanca perché comunque il comparto sportivo ha bisogno di vivere a 360 gradi, siamo alle fasi, diciamo quasi, diciamo così, di completamento del centro sportivo con la nuova inserimento del reparto comparto tennis che Ecco, lo ricapitoliamo, cosa offre il centro sportivo Il Masoni? centro sportivo Masoni offre varie discipline, dove all'interno abbiamo tre campi da tennis, di cui due coperti, uno all'aperto, abbiamo tre campi da padel, tutti e tre completamente coperti, abbiamo una struttura, una pista da pattinaggio coperta, quindi 40x20 che possiamo farci tutte le attività di pattinaggio a rotelle, cioè abbiamo i classici campi di sempre, quindi il nostro campo a 11 in erba, il campo 11 in sintetico, Due due campi a piccoli. 5 e lo spazio in erba naturale che ci facciamo un po' delle attività di riscaldamento, un po' di attività dei ragazzi. Abbiamo una palestra, Ricavata, quindi io ci ho lasciato il bar. ci ho lasciato il Però bar, sì, cioè c'è una il bar c'è sempre, ci ho per una lasciato il parte è ristorante. Fornacette Lab, l'ho Il chiamato. Fornacette Lab, il nostro F Lab famoso, F Lab. dove all'interno ci sono tre fisioterapisti che lavorano esclusivamente per tutto questo mondo in movimento, quindi fanno attività di potenziamento e gestione delle attività sia del padel che del tennis che del pattinaggio che del calcio, e oltre a curare i vari infortuni dei nostri ragazzi che possono capitare durante gli allenamenti, durante le partite. Quindi Quindi c'è una struttura preposta che preposta subito apposta. cura i ragazzi. Che andremo addirittura a raddoppiare perché nella nuova gestione del tennis, oltre ai vari spogliatoi e locali tecnici vari, ci sarà un nuovo reparto di palestra dove faremo attività a corpo libero, quindi un altro spazio importante, e dove ci prenderemo invece all'accoglienza un bel bar, Ecco, lì ci sarà la famosa clubhouse. clubhouse. Dove sarà un pochino l'apertura all'inserimento del nostro centro sportivo. Poi ci sono altri spazi che stiamo pensando Ma cosa c'è? Cosa c'è? non lo Qual è l'idea sappiamo. per L'idea completare? non la possiamo dire, intanto facciamo bene quello che c'è, consolidiamo bene e per qualche anno ci Ti fermiamo, calmi? mi calmo, ci calmiamo e una volta consolidato vediamo, ci sono altri già progetti Da nella quanti testa. anni è Luca che ti occupi di questo? Oramai sono dal 98 che io sono a Fornacette, quindi sono Però già direttamente così? direttamente Prima così. eri No, più. va bene, sono passato diciamo alla parte manageriale del Fornacette dal 2010-11. Di lì poi tra vari presidenti o consiglieri e quant'altro, poi dal 2016 che ho fatto l'investimento e da lì è partito tutto. Però, detto questo, credo che lo sport visto come multidisciplina è una delle poche, diciamo, medicine sane che alimenta le nostre società, Questo è un bel concetto. perché purtroppo non si vive solo di calcio, non si vive solo di padel, di pattinaggio o di tennis. E quindi riuscire a mettere tutto insieme, tutti nella solita famiglia con un solito obiettivo, dà la possibilità di disperdere anche più costi, cioè i costi vengono spalmati in più situazioni, dalla gestione alle utenze, ai custodi, ai servizi, alle attività. Quindi riusciamo a dare comunque dei servizi migliori e a più persone. Poi quando c'è tante persone è anche bello, no? Venire al campo. E diciamo, insomma, qui si arriva a un discorso sociale. Sociale che è sempre stato poi la finalità delle nostre un po' realtà sportive, dei locali, quindi siamo sì società dilettantistiche che vogliamo essere, noi cerchiamo di essere molto professionali, però non dobbiamo mai lasciare la missione che è quella di dare la possibilità di fare sport a tutti, uno dei motivi per i quali nasce anche il progetto del Pisa Sport Festival, che è un'altra delle nostre iniziative che abbiamo ritirato fuori dal cassetto, ma che ora ci sentiamo di proporre proprio perché abbiamo l'idea
gli strumenti e l'ambiente per rifare la fiera dello sport, è pronta ad accogliere per questi 10 giorni di giugno una platea di ragazzi, ragazze, adulti, bambini, disabili, tutti quelli per provare tutti questi sport in contemporanea sotto una forma di fiera dello sport, diciamo. Ecco, era poi ti sei lanciato anche come presentatore televisivo, come anchorman, ecco, questa bella trasmissione Tutto Fornacette, che è partita, si può dire, proprio ieri sera con il primo numero. Ecco, mi sembra anche un bel progetto, una bella idea, e tu l'hai detto che è un qualcosa che, vabbè, lo volete fare chiaramente tutte le settimane, il lunedì o qualche volta anche in altri giorni, ma è qualcosa che deve servire proprio anche come una maniera di riunire le varie anime della società, è un po' anche una maniera di ritrovarsi tramite, certo, lo schermo, no? Certo. Sembra una maniera anche intelligente. Perché purtroppo questa è un'idea, un progetto che era partito nel momento del Covid, quando purtroppo il distanziamento e ci lasciava un po' lontani dai nostri ragazzi, e quindi già all'epoca si fece una specie di trasmissione. Oggi riproponiamo questo percorso perché non è facile riuscire a tenere aggiornato, seppur tutti gli strumenti tecnologici che ci abbiamo, dai gruppi, le chat, Facebook e quant'altro, però il contatto poi con le persone e raccontare le vere esperienze dei nostri ragazzi nelle varie discipline, non ce la facciamo a stare, diciamo, dietro a tutti, e quindi è un modo per ritrovarsi in un giorno. Abbiamo scelto lunedì perché comunque è il giorno più vicino per i risultati sportivi, ma anche quello che c'è meno impegni anche a livello proprio di allenamenti delle persone, in un serale, il giorno di riposo, nel serale che si cerca di creare questa comunità virtuale, dove speriamo di poter interagire con tanti genitori, tanti ragazzi che possono anche tra di loro conoscersi, perché ripeto, ora la gestione del multisport è bella, però ognuno vede sempre il suo, e quindi invece mi piacerebbe che l'interazione fosse massima, anche perché un ragazzo che gioca a tennis perché non può giocare a pallone, o perché se uno pattina non può giocare magari a padel, perché no? Quindi anzi, nei bambini è fondamentale riuscire a convincerli che fare più sport possono attirare. Oppure certamente anche capire che quello non è lo sport giusto, e ne prova a fare un altro, certo, e magari ha successo, ma è un'opportunità anche per i genitori, esatto, per venire e stare anche insieme al proprio figlio che magari fa uno sport, il genitore ne fa un altro, nel suo ambiente, al sicuro, in una situazione molto diciamo ideale, secondo me, per stare all'aria aperta e cercare anche di star bene, perché poi alla fine lo sport deve essere, esatto, che vuole star bene, no? Esatto. Con se stessi. Senti, il tema, diciamo, andiamo sull'aspetto calcistico che ci riguarda maggiormente. C'è questa prima squadra che, diciamo, quest'anno mi sta dando delle soddisfazioni non indifferenti. Mi sembra all'inizio 5-6 vittorie consecutive, sì, che tu eri anche un po' scaramantico, poi è arrivata una brutta sconfitta casalinga, mi sembra, contro il Tirreno. Ecco, anche contro la bici del Tirreno, che fra l'altro ospitiamo la domenica qui nelle loro gare casalinghe, quindi è stato un derby in casa, vabbè. Però ci sta. Però ecco, ieri avete fatto, domenica un'altra, siete tornati al successo. E questa squadra, insomma, dove vuole arrivare, Luca? È una grande sorpresa. Sì, questa squadra, diciamo, prima di tutto siamo molto contenti perché stiamo portando avanti il nostro progetto, la nostra filosofia di premiare e portare avanti il percorso dei giovani, tant'è che credo di essere una delle squadre più giovani del campionato. Di prima categoria. Di prima categoria. E questo ci fa onore, tant'è che all'interno del nostro gruppo squadra ci sono anche ragazzi che è 12-13 anni che sono qui con noi. Questo per me, che rappresento, diciamo, l'apice della società come presidente, è la cosa che mi colpisce di più di tutti. Detto questo, i risultati ci stanno andando bene, c'è entusiasmo, ci sta girando bene. Dove vogliamo arrivare non lo so, però finché siamo in testa ci piacerebbe starci, non ci nascondiamo certo dietro a farsi dichiarazioni.
Ogni domenica una battaglia, sicuramente è un percorso di maturità anche dei nostri ragazzi, dove ogni domenica si scontrano con squadre che sono sempre motivate, e questo secondo me è il vero modo per crescere anche nei ragazzi stessi. Non credo di essere la squadra che arriverà in fondo a vincere il campionato, però finché, ripeto, siamo lì, la prendiamo come crescita ogni volta, perché comunque vederli la domenica soffrire come è stata domenica qui in casa, che abbiamo comunque vinto con un'ottima squadra organizzata, molto più tecnica di noi, però alla fine sta andando su certi limiti, ecco, ha fatto un gol 2004 che è stato il suo primo gol, certo. Quindi che ha portato la vittoria, e quindi abbiamo festeggiato con lui, e è bello vedere poi queste cose qui. Però domani la promozione la disegni, no, la promozione alla vostra maniera. La promozione è il nostro obiettivo sempre dichiarato da anni, perché comunque noi crediamo nel calcio dei tre arbitri, e quindi vogliamo arrivare a quello. Il nostro programma, progetto, prevede comunque degli step di avanzamento e di raggiungimento a questo obiettivo nel tempo. Se riusciamo a anticipare qualcosa, ben venga, voglio dire, siamo tutti contenti. Va bene Luca, il settore giovanile mi sembra che, al di là ora del cambio dell'allenatore che abbiamo sottolineato, della Juniores, però mi sembra che anche qua le cose funzionino, diciamo, bene, no? Anche a livello di scuola calcio, la società è sana e viva, no? Sì, scuola calcio, inserendo delle figure professionali come Andrea Pisani, che sicuramente da direttore ci ha fatto fare salto di qualità, e non è da poco, e con Aurelio Ciraudo, che comunque nella gestione delle squadre a 11 ha sempre negli ultimi anni comunque portato dei buoni risultati. Siamo presso a poco con le squadre dalla metà classifica in su, quindi c'è una forte crescita anche di questo gruppo di ragazzi. Juniores dispiaciuti da questo magari diciamo flop che abbiamo avuto con Mister Di Moro, che ripeto, per noi è e continua a essere oltre una brava persona, ma anche un bravo mister, però è qualcosa, un'alchimia che non è sbocciata con questa Juniores, e che comunque pensiamo di essere competitivi, perché i ragazzi sono competitivi a livello sia di nomi ma anche di qualità, però ci sono quelle annate che purtroppo nascono così, e prima di magari rimanerci male tutti, abbiamo deciso, malgrado, di fargli prendere questa decisione, sperando che sia vincente per il proseguo di questi ragazzi, che hanno l'obiettivo di arrivare alla salvezza sicuramente, ma di iniziare a preparare per arrivare alla nostra prima squadra. Allora Luca, complimenti per il lavoro svolto, e ci riaggiorniamo presto. Grazie a voi.